Oggi dedicheremo le attenzioni a questa SV650 che ha un problema di catena. Questo è come non si dovrebbe mai avere una catena per andare in moto. Questa è la parte tesa. Sì, era quella. E questa è la parte lasca. C'è sulla ruggine, c'è di tutto. Fa proprio schifo questa catena. Il proprietario di questa moto se ne sbatte altamente, eh? Non fatelo. Don't try this at home. Sono due modi per aprire la catena. Potremmo lisciare i perni e poi smagliarla. Oppure tagliarla. Ora la taglieremo. Io il flessibile. Sei tu. Tu. Pensando poi a svitare il pignone, potrebbe essere un problema non avere la catena su. Ho lasciato giusto un pezzettino. Speriamo che tenga quando svitiamo il pignone. Nella SV650, per rimuovere il pignone, bisogna togliere l'attuatore della frizione. Brutta roba, veramente un brutto elemento della moto. Forse il peggiore. Con sforzi sovrumani siamo riusciti a rimuovere il dado del pignone. Poi abbiamo insacchettato per bene l'attuatore. E adesso toglieremo la ruota posteriore, cambieremo la corona. Anche la corona, come si vede, è proprio andata. Quanti chilometri? 30.000? Ah. Nell'attesa delle gomme nuove, forcella rioleata, poi sarà da pulire tutto dentro questo schifo qua, che merda. Pulire, pulire. Già è stato pulito bene qua, eh. Cerchi pulitissimi, corona nuova, più o meno pulitissimi. Catena è più lunga, quindi dovremo smagliarla in questo punto. Limerò col flessibile questi due robi qui e poi con l'attrezzo per smagliare toglierò questa parte. Gli attrezzi. Speriamo che tutto vada a buon fine. Cominciamo bene. Nine. Ok, si sta aprendo. A posto.
Don't try this at home. La catena è fatta. È molle ancora, ma più di così. Vediamo. Eh sì, non si riesce. Rimarrebbe poi una maglia. E quindi dobbiamo tenerla molle e poi tirare tutta la catena. Che più di così non si riesce. Anche tirando di qua. La catena si presenta così, ovviamente la scritta va messa fuori. Metteremo adesso il grasso. Bene qui. Bene qua. Poi earring, mannaggia la Madonna. O-ring. Meglio abbondare col grasso, eh? Quindi, altro grasso. Tutto bello ingrassato. Si va a posizionare così. Ma perché non entra? Oh, là. Adesso grasso. O-ring e ancora grasso. Perfetto. Un po' di grasso anche qua. Lo mettiamo dalla parte della scritta giusta. VX qua. Ok. Questa è una maglia a ribadire. Per chi non l'avesse capito, lo ribadisco. C'è l'attrezzo speciale. Per fare ciò però bisogna girare la catena dall'altra parte e averla libera qua sotto. Speriamo che adesso non succeda un cazzo. Ah, boh, chi lo sa, vediamo. Mettiamo la folle. Eccoci qua. Mettiamo la prima. Dai, brutta monella. Allora, ci sono due posizioni, la A e la B. Non mi ricordo mai qual è. Lo scopriremo vivendo. Secondo me era vediamo, mettiamo sulla.
Attrezzo in posizione perché lavora bene. E adesso bisogna tenere fermo questo e avvitare quest'altro. In questo modo faremo avvicinare la piastra esterna a quella interna. Sapere se è giusto, poi dovrò misurare col calibro la larghezza di questa maglia rispetto alle altre. Secondo me, allora aspetta, facciamo così, che in chiusura c'è meno torsione forse. Eccola qua, la nostra maglietta. Vediamo se ha lo stesso spessore delle altre. Il calibro l'ho messo io o l'ho lasciato in giro? Rossella. Allora, le altre maglie sono da 19 e 1, e 2, e 3, 19 e 3, questa, eh? Un po' di più, quindi va schiacciata ancora un po', vediamo se è vero però, misura un po' più precisa. No. 19,4, 19,4, potrebbe già andare anche bene, eh. 5 punto. Allora, questi qui sono i perni che dovremmo ribadire. Ora li misuro. Misurati sono 5 mm,4 circa. Dobbiamo farli arrivare a una misura del genere. Questi qua dovrebbero essere sui 5,7, 5,8. Esatto, questi qua sono 5,7. Adesso schiacciando e portando l'attrezzo sulla B con la piastrina rovesciata questa volta dall'altra parte, cioè qua sotto, questo attrezzo che c'è dentro, questo robo qua, schiaccerà il perno e lo espanderà fino ad arrivare al diametro necessario. Sono stato spiegato? Le mettiamo dietro. Si andava messo dietro, no? O no? Sì. Cominciamo dal perno di qua. Ovviamente sempre la stessa tortura di prima. Controllare sempre che giri bene, che si inasse tutto. Se no si strappa la catena, buttiglia tutto e poi bestemmi. Quanto bisogna stringere? Boh, finché non si fa fatica. Tutto.
e si misura il ferro. Ok. Non capito. Già. Allora, il perno è più largo dell'altro, si vede a occhio già. Quanto misuri? Mm e 8. Perfetto. Adesso ci occupiamo dell'altro perno e ripetiamo l'operazione. Sarebbe meglio farlo in due volte. Così è andata bene, però meglio farlo piano piano, in due passaggi. Non stringere troppo subito, stringere un po' e poi stringere, perché se stringi troppo si crepa il perno e poi si spacca la catena. E allora che cazzo è cambiato la catena a fare se la spacchi? Dovrebbero scrivere una copia di serraggio per queste cose. Vediamo se anche l'altro 5-8. Sì, 5-7 questo, lo lasciamo così. Deve essere tra 5 e 5 e 5-8 la misura ideale. Alla prossima puntata. Ciao.